Hai mirato questo, no? Giusto? Ok, hai preso sopra. Allora, la rosa c'è. Qua devi un attimino vedere il perché spari sopra. Magari durante la respirazione sbagli qualcosa, non focalizzi bene il bersaglio, che la rosa c'è, la devi un attimino spostare più giù. Quindi adesso anche con te faremo un esercizio su questa linea. Perché questa linea cosa mi fa? Mi va a correggere quello che è l'impugnatura. Se io stringo troppo mi si abbassa, se spingo troppo si alza. Quindi sparando su questa linea tre colpi, 1, 2, 3, andiamo a vedere se colpirete su e giù. Quindi se colpisco su perché ho spinto, se colpisco giù perché ho stretto. Purtroppo la pistola rincula, se non la tengo ben salda, durante il rinculo si muove e ti viene di riposizionarla. Ecco perché dobbiamo riempire i vuoti. Già che Su c'è un vuoto questo qua, questo vuoto qui ci può mi fa provocare, muovere l'arma, esatto. quindi la devo riempire, tenere bella salda, fasciata bene, ok? E non devo fare troppa pressione né troppo il giusto, perché se tiro troppo l'abbasso, vedete? Se spingo troppo l'alzo. Quindi adesso andiamo a fare questo esercizio qui. Allora, il primo è andato bene, Bene. poi l'arma con rinculo si è mossa, secondo leggermente basso, il terzo ancora di più perché evidentemente non ho tenuto bene in mano l'arma e quindi si è mossa un po' la posizione, quindi devo curare ancora meglio l'impugnatura. Ma ci sono, dai. Adesso andiamo a correggere il dito sul grilletto, quindi sparando sulla linea verticale. Andiamo a vedere se posizioniamo bene il dito sul grilletto. Quindi il grilletto deve stare al centro del polpastrello e devo trazionare lungo la linea dell'arma. Quindi se metto troppo dito succede che tiro l'arma, quindi in questo caso verso il dito, verso destro. Se metto poco dito la spingo e quindi vedremo sparare o a destra o a sinistra. Quindi abbiamo curato la posizione, abbiamo curato l'impugnatura, andiamo a mettere il dito. Quindi memorizziamo la posizione, guardiamola, la memorizziamo e spariamo. Controlliamo e facciamo i nostri accorgimenti. Quindi qui abbiamo corretto l'impugnatura su e giù, adesso andiamo a correggere il dito, quindi gli strappi che può dare. Ok? Andiamo con l'esercizio pratico. Quindi i primi due ci siamo. Il secondo Stappato. leggermente a sinistra, quindi evidentemente ho dato poco dito. Considerate che ogni volta che l'arma rincula si muove, quindi se non la tengo salda, ogni volta che stacco il dito, quindi sparo, tolgo il dito, respiro, rimetto il dito per sparare, mi devo accertare che la posizione è giusta. Ok? Allora, abbiamo corretto l'impugnatura e il dito sul grilletto. Adesso parliamo del reset del grilletto, cioè quando io sparo il grilletto cosa fa? Scatta, lo tengo premuto, l'arma spara, riarma. Quando lascio il grilletto fa un click e parte la precorsa. Io devo annullare la precorsa, questo gioco qui, per essere veloce. Quindi cosa faccio? Sparo, tengo premuto, l'arma riarma, lascio finché non sento il click e non continuo, lo tengo in tensione. Risparo, riarma, vedete? E sono più veloce, quindi riesco a fare quei tiri molto rapidi, pam 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 pam. Ok? Perché se io ogni volta annullo la precorsa, ho questa frazione di secondo che mi fa perdere tempo, quindi tengo premuto. Ok? Quindi adesso spareremo qui 1, 2, 3 colpi in rapida successione. Pam 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 pam. Anzi, facciamo prima sparate qui e imparate la precorsa. Quindi sento l'annullamento e risparo, sento l'annullamento e risparo. Qui, dopo faremo in rapida successione. Ok? Ah, esercizio pratico, tre colpi.
Ok. Vedete com'è pure più fermo il tiro? Quindi annullando la precorsa del grilletto, oltre ad essere più veloci e anche più fermo il tiro, anche perché il dito una volta posizionato rimane sempre lì, non lo tolgo, non lo riposiziono male. Ok? Andiamo avanti con gli esercizi.